Il problema è che è il sistema delle cooperative. Qui qua abbiamo solo alcuni esempi di situazioni che sono veramente pazzesche dal punto di vista della precarietà e delle porcherie e illegalità che vengono messe in atto, no, attraverso le cooperative. Ci diamo un esempio: loro lavoravano in Bartolini da 2009-2010. Hanno sempre avuto rinnovi di contratti di lavoro a tempo determinato, perché facendo il cambio delle cooperative consentivano di ripartire quei contratti a termine. E allora cosa abbiamo fatto adesso? Abbiamo impugnato l'ultimo licenziamento che hanno fatto, siamo in causa e speriamo che anche il Tribunale, ieri c'è stata un'altra udienza, il 20 sarà l'udienza finale. La nostra richiesta è che abbiamo sostenuto, insomma, che l'ultimo contratto che hanno fatto a tempo determinato a tempo determinato è illegittimo e chiediamo che venga trasformato in tempo indeterminato. Però nel frattempo lo sono a casa da luglio, dopo che hanno lavorato per anni in Bartolini, è una vita seria, sono a casa in questo modo qua. Dopodiché prendiamo l'esempio di dove c'è gli altri di cassa integrazione a IT. Dove sei Aite? L'Arbi qua, loro, ciao. L'Arbi, anche te sì, no, però loro lavoravano per la Danone multinazionale con una cooperativa, ne hanno cambiate, che loro in 10 anni hanno cambiato una quantità di cooperative impressionante. A un certo punto Danone decide di spostare il capannone e basta, loro lasciano senza lavoro. Riusciamo a fare una battaglia per avere un ammortizzatore sociale ulteriore e siamo riusciti a ottenere che per 5 mesi mi ha dato 1.200 euro al mese e abbiamo fatto domanda di cassa integrazione. Per la cassa integrazione, se queste cooperative si avvalgono anche di consulenti di lavoro che sono o cialtroni o criminali, o come meglio si vuole definire, loro da un anno che sono in cassa integrazione siamo riusciti a fargli avere adesso 2 mesi, perché non mandavano neanche le pratiche, vuol dire, per la cassa integrazione, cioè che bisogna inviarle, c'è una procedura alla regione, poi dalla regione vanno inviate all'inizio, praticamente loro hanno 2 mesi. Continua la conferenza stampa sotto il comune, oggi al presidio dei lavoratori della Casona, che chiedono di essere assunti da APS, al quale invece APS e Comune non hanno dato alcuna risposta. Oggi sono arrivati anche i lavoratori delle altre cooperative, le cooperative di logistica, di facchinaggio, di trasporti, magazzinieri, che di pulizie, che nel corso di questi ultimi anni hanno utilizzato il sistema degli appalti per utilizzare questi lavoratori appunto come lavoratori usa e getta. Continua quindi la battaglia anche qui a Padova sotto il comune, sotto il presidio, con la tenda dei 4 lavoratori, la raccolta firme e la richiesta che vengano subito assunti e che venga loro garantito un reddito dopo 10 anni di lavoro al servizio della città.